seguito al polo delle civiche per le regionali, domani parte la campagna di Alessandra Moretti. Mira, i dipendenti della Zeolite non si arrendono, questa mattina hanno occupato la terrazza dell'azienda e annunciano di farlo a oltranza. L'avevano preannunciato decine di ciclisti, con gli attivisti 5 Stelle hanno manifestato durante le prove notturne del tram, serve una pista ciclabile. Dopo la rissa di sabato scorso, il questore ha disposto la chiusura del Lady Club di Mestre per 2 mesi. Si chiudono le ricerche di Walter Nistico, il militare 23enne dei Lagunari, scomparso da domenica scorsa. Da tempo aveva acquistato un biglietto per Rio. Torna l'appuntamento sportivo con il Memorial Gianni d'Este e Ciano Costalonga, raccolta di beneficenza per Andrea Rossi. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura abbiamo la politica con la nascita del polo delle liste civiche, che è stato presentato proprio oggi al mercato di Mestre. 3 civiche unite per la città in vista delle prossime elezioni amministrative. La lista Malgara 2020, Coesione Popolare e Mestre Venezia, due grandi città, si sono presentate insieme questa mattina a Mestre, volutamente in mezzo alla gente. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere cittadini semplici che non hanno fino ad oggi fatto attività politica, che non hanno avuto i carichi istituzionali, perché vogliamo essere, diciamo, un po' facce nuove, vicine alla gente. Credo che sarà ovviamente la forza che potrebbe dare il vero cambiamento nelle prossime elezioni amministrative. Credo che i 3 professionisti che stanno correndo questa avventura insieme, che verrà definita nella prossima settimana insieme anche a eventuali accorpamenti da parte di appoggi esterni o appoggi anche diretti dei partiti, possa essere ovviamente il valore aggiunto che crea il vero cambiamento, soprattutto anche grazie al fatto che la Lega punta sui nostri stessi obiettivi, che sono sicurezza sociale e lavoro. Ma oltre a questo i progetti sono più ampi. Intanto creeremo, come giusto, un assessorato alla divisione, quindi ci separeremo consensualmente, perché non costerà nulla e porterà solamente dei benefici, come una riduzione dei costi della politica a pieno regime di 120 milioni di euro all'anno. Quindi voglio dire, ci saranno già dei benefici. E poi il sindaco sarà un sindaco traghettatore che avvierà da subito un tavolo di trattative con lo Stato per ottenere uno statuto speciale per Venezia. Domani si inizia un nuovo percorso, abbiamo chiesto a tanti amici di essere presenti, spero che lo saranno. Posso solo dirvi che escludo l'ipotesi di ritirarmi a vita privata, e non fare più politica, e che domani qualcosa si porta avanti. Questo l'ha affermato Flavio Tosi, intervenendo ad una trasmissione radiofonica, parlando della manifestazione che è stata organizzata proprio per sabato a Verona dalla sua fondazione. Sono molto ottimista, ha aggiunto, perché dopo questa rottura dolorosa, il riscontro sulla mia battaglia di correttezza, dignità e coerenza, non volendosi piegare all'arroganza, è stato molto positivo. E a proposito di domani, alle 17.30 al centro congressi Luciani a Padova, la candidata alle regionali del Partito Democratico Alessandra Moretti presenterà l'inizio della sua campagna elettorale, un evento che sarà l'occasione per fare il punto sui primi 60 giorni di faccia a faccia con il Veneto e per presentare i temi su cui si sta lavorando, ha detto, per offrire una vera alternativa agli ormai 20 anni del governo Galan-Zaia. Le elezioni regionali si avvicinano, dobbiamo essere pronti, dice, fin da subito alla sfida del cambiamento. Andiamo ora a Mira, dove sta continuando ormai da giorni la protesta dei lavoratori della Zeolite, che proprio oggi hanno occupato il tetto dell'azienda e annunciano di farlo ad oltranza se la situazione non si smuoverà. Hanno occupato la terrazza di Zeolite questa mattina ed è già da 3 giorni che sono lì a protestare, perché la loro azienda ormai ha deciso di chiudere, uscire dalla produzione qui a Mira, e non si capisce, tra l'altro, o meglio si capisce, però non possiamo condividere le motivazioni che hanno portato a questa chiusura. Zeolite, azienda di Mira, ha dunque deciso di chiudere con una motivazione che sindacati e lavoratori non condividono. Una motivazione che ha a che fare con un attrito che è venuto tra le due aziende che convivono nello stesso territorio, cioè Benchiser e Zeolite. Per un attrito tra aziende, dunque, 40 persone rischiano di perdere il lavoro, con le pesanti conseguenze che questo comporta. Stiamo parlando di 40 lavoratori che resterebbero a casa, lavoratori che erano colleghi, diciamo, dei lavoratori di Benchiser fino a qualche anno fa. 40 lavoratori, tra l'altro, che hanno un'età media dei 40-50 anni, quindi persone che fanno grande fatica oggi a trovare lavoro, vista la situazione che c'è in giro.
Da tempo i sindacati cercano di trovare una soluzione, ma se non sarà così i lavoratori non hanno intenzione di arrendersi. Stiamo tentando di capire se potrebbero esserci altre vie d'uscita. Sembrerebbe molto difficile. Certo che se lunedì ci danno una risposta negativa rispetto a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, a quel punto lì occuperemo in modo stabile il tetto della gelita. E naturalmente noi continueremo a seguire la vicenda. Ma che cosa ci facevano la notte scorsa decine di ciclisti insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle a Mestre? Scopriamolo in questo servizio. Siamo rimasti lì fino alle 3 di notte ad accompagnare il tram fino ai pili, diciamo, e poi alcuni veneziani sono arrivati fino a Piazzale Roma. L'avevano preannunciato e così hanno fatto. Decine di ciclisti insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Davide Scano hanno manifestato per chiedere una pista ciclabile e autonoma per raggiungere Venezia. Non è possibile che si risolvano i problemi dei ciclisti a tram già in funzione. Noi sappiamo infatti che fra poco il tram sarà appunto attivo nella tratta verso Venezia, ieri hanno fatto la prova elettrica, e però questa cosa comporterà l'esclusione per buona parte del tracciato per i ciclisti. Quindi ieri si è manifestato proprio per sollecitare la costruzione di questo bypass ciclabile lungo quello che è stato progettato, lungo il Ponte della Libertà, che è indietro il progetto, e poi anche nel tratto precedente che, lo tengo a ribadire per chi non lo sa, è molto pericoloso. Secondo gli attivisti il tram si sarebbe fermato due volte all'ingresso del ponte. Soddisfatto del test il presidente di PMV Stefanelli. La prossima settimana verranno organizzati con tutta probabilità altri due test, non si sa se notturni o diurni. Uno a tram vuoto, uno a tram pieno. Per simulare la presenza dei passeggeri verrà caricata dell'acqua. Si chiudono le ricerche di Walter Nistikol, 23enne militare dei Lagunari, scomparso da domenica scorsa. Aveva acquistato da qualche tempo un biglietto andata e ritorno per Rio de Janeiro. Dunque in questo momento, secondo quanto accertato dai carabinieri, si troverebbe proprio in Brasile. Dopo essere atterrato allo scalo trevigiano, avrebbe dovuto raggiungere entro domenica alle 17 la caserma Mater di Mestre sul Terraglio, ma così non è stato. Ai genitori e alla fidanzata aveva raccontato di trovarsi in un centro commerciale, di rimanere lì con degli amici a cena, ma in realtà in qualche modo ha raggiunto l'aeroporto di Milano, da dove si è imbarcato per Rio. Dunque si tratterebbe di una scelta premeditata, ma sui motivi di questa fuga volontaria è ancora mistero. Il padre comunque aveva spiegato nei giorni scorsi che, dopo essere stato selezionato tra i paracadutisti, dopo non essere stato selezionato tra i paracadutisti a Pisa, era diventato triste. La polizia ha arrestato un senegalese che è stato trovato con 16 dosi di cocaina pronta per essere spacciata. I dettagli. Continuano le operazioni di polizia nell'ambito del progetto Alto Impatto per il controllo capillare del territorio voluto dal questore. In questo caso gli agenti di pattuglia hanno controllato un cittadino senegalese cinquantenne all'interno del bingo di Via Pepe a Mestre, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina pronta per essere spacciata. È stato un controllo agli avventori della sala bingo, dove questo ha cominciato a dare un po' segni di nervosismo, ha tentato la fuga, è stato prontamente fermato dal personale di polizia che ha provveduto poi a bloccarlo. Durante il controllo è emerso che deteneva all'interno di un borsello questa sostanza stupefacente in 16 dosi e 210 euro come contanti. 16 dosi dunque per un totale di 10 grammi. L'uomo, che ha opposto resistenza procurando ferite ad un agente guaribile in 5 giorni, non è nuovo alle forze dell'ordine. A suo carico infatti ci sono numerosi precedenti penali per reati contro gli stupefacenti. Il soggetto non è nuovo alle forze dell'ordine, il soggetto è un clandestino con precedenti penali. Sono in corso anche tutti gli accertamenti che, a conclusione del processo in atto in questo momento, potranno poi portare alla sua eventuale espulsione coattiva. E dopo la rissa che è avvenuta la notte tra sabato e domenica, il questore ha disposto la chiusura del circolo privato Lady Club di via Forte Marghera a Mestri per ben 2 mesi. Il circolo infatti, dopo la precedente sospensione dell'attività disposta con un provvedimento simile lo scorso novembre, si è reso ancora protagonista di gravi episodi di violenza con rissa, aggressione e feriti, e come anche punto d'incontro di pregiudicati. Le segnalazioni e gli interventi di polizia all'interno del locale
centrale si sono intensificati a partire dalla scorsa primavera fino poi a qualche giorno fa, e quando c'è stata una vera e propria escalation di violenza e degrado che hanno reso indifferibile questo provvedimento, come segnala una nota della Questura. Ed ora la solidarietà dei telespettatori, che questa settimana ha raggiunto un cittadino a Mestre. Ciao cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Mestre e stiamo per incontrare Ruggero. Ecco qua, siamo arrivati. Ciao Ruggero. Ciao. Come va Ruggero? Bene, bene, dai. Te l'aspettavi questa sorpresa, Ruggero? Insomma, non tanto. Sono contento perché, insomma, almeno qualcuno si interessa, ecco. Raccontiamo un po' la tua storia. Tu non hai neanche una casa, no. Non hai lavoro. Non ho lavoro. Quello, perciò... quello è la cosa che purtroppo, cioè, mancando il lavoro, manca la casa, ecco. Facevo impianti di condizionamento industriale. Purtroppo con l'arrivo della crisi io e altri miei colleghi siamo rimasti senza lavoro. Adesso è solo un paio di mesi che mi trovo così e... Racconta un po' la tua giornata ai telespettatori. Cosa vuol dire per una persona non aver niente? Vuol dire passare tanto tempo assieme con altre persone qua, aspettare un po'. Io quando ho la possibilità vado un po' in giro per le aziende, lascio il curriculum, cerco lavoro, e... però non è sempre facile. Si va all'ufficio collocamento, come ho fatto io poco tempo fa, e lavoro non ce n'è assolutamente e basta. Questo... Allora, vieni che ci sediamo su una panchina. Perdere il lavoro non deve essere una colpa. Insomma, una persona che perde il lavoro, purtroppo in questi giorni, in questi anni di crisi, non ha una colpa personale. Allora, Ruggero, io ti do una bellissima notizia. Ha chiamato un telespettatore, come al solito. Ma quanto bravi siete, ve lo dice proprio Mireluzza. E ti ha offerto una casa, perciò tu sai che da domani tu potrai entrare su questa casa. Cosa dici? Va benissimo, non posso rifiutare, anzi, non so, vado subito. Non me l'aspettavo assolutamente, davvero. Allora adesso Ruggero, facciamo una cosa, ti faccio una sorpresa, vieni con me. Eccoci qua, adesso ti faccio la sorpresa. Chiudi gli occhi Ruggero, apri Ruggero, vieni qua vicino e voilà. Questi sono per te. Dai. Io so quanto bisogno hai di questi soldi. Cosa farai con questi soldi Ruggero? Beh, grazie, innanzitutto li userò per andare un po' più in giro e magari spostarmi anche un po' più lontano, visto che qua in zona non ho trovato lavoro e non ho parole. Grazie mille a tutti, grazie, davvero. Grazie a Rete Veneta, siete stati eccezionali, non ho parole. Ti auguro un in bocca al lupo. Grazie. Ciao Ruggero. E nonostante le tante difficoltà che molte persone incontrino, c'è sempre chi riesce a essere solidale, e questa domenica a Venezia ci sarà ancora tanta solidarietà coniugata allo sport. Calcio, emozioni, solidarietà. Domenica 15 marzo nel campo comunale Gianni d'Este di Sant'Alvise a Venezia torna l'appuntamento con la terza edizione dei due memorial Gianni d'Este e Ciano Costalunga, organizzati da Vecchie Ossa Venezia, un gruppo di amici ed ex giocatori delle squadre giovanili di calcio degli anni 70 e 80 in collaborazione con AS di Laguna Venezia, la provincia e le famiglie di Gianni d'Este e Ciano Costalunga, scomparsi a distanza di pochi giorni nel dicembre 2012, impegnati da sempre nel mondo dello sport. Due tornei di calcio, uno al mattino per i ragazzini pulcini 2006, quindi giovanissimi, in ricordo di Gianni d'Este, dirigente sportivo veneziano, e uno al pomeriggio con degli over 35 in ricordo di Ciano Costalunga. Sport e beneficenza dalle 10 alle 18 per raccogliere fondi per aiutare un amico delle Vecchie Ossa, Andrea Rossi. Abbiamo deciso come Vecchie Ossa Venezia di raccogliere dei fondi per aiutare un nostro amico che ha dei problemi legati alla riabilitazione, quindi ha bisogno di cure riabilitative particolari e anche di attrezzature. E per l'occasione è stata organizzata una lotteria a premi. Abbiamo pensato di organizzare una simpatica lotteria a cui hanno partecipato moltissimi veneziani, soprattutto della zona di Cannaregio, dove è conosciuto Andrea Rossi, si chiama il nostro amico Andrea Rossi, e c'è stato un grande cuore, devo essere sincero, da parte di tutti coloro che lo conoscono da tempo. E speriamo
speriamo che questa giornata sia illuminata dal sole, ma per scoprirlo ci sono le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone che ha garantito questi giorni di bel tempo tende ad attenuarsi lentamente, ne approfitterà subito il sistema perturbato che nelle prossime ore, a meglio nei prossimi giorni, interesserà le regioni settentrionali inizialmente, più intensamente la parte occidentale e poi gradualmente le nostre zone. Detto questo, in dettaglio prevediamo su Venezia e sul Veneziano per domani inizialmente un cielo poco nuvoloso, con dei ampi spazi di sereno, poi gradualmente nel corso della giornata avremo un aumento della copertura del cielo, però senza alcun fenomeno. Domenica si ripeterà questo copione con inizialmente un cielo poco nuvoloso e poi nel corso della giornata avremo un aumento della copertura. Questa nuvolosità però domenica sarà sempre più insistente, in quanto poi tra domenica notte e lunedì, soprattutto lunedì mattina, avremo un peggioramento più sostanziale, il sistema perturbato comincia a scorrere su di noi e quindi apporterà delle precipitazioni che interesseranno un po' tutto il nord-est. Ripeto, questo per lunedì. I venti sono deboli, qualche rinforzo dai quadranti orientali e le temperature minime intorno ai 5, 6, 7 gradi, le massime intorno ai 12 gradi. Per finire l'alto Adriatico, per domani poco mosso, tendente al mosso poi per domenica. Ed ora insieme ad Angelo Squizzato scopriamo che cosa ci riserverà questa settimana la puntata di Agricoltura Veneta. Sì, buonasera a tutti. Questi che vedete qui sono i primi asparagi 2015. Ci troviamo a Badoeri, in provincia di Treviso, asparago IGP. Asparago IGP, è sia bianco che verde. Se non sono bene questi asparagi? Speriamo di sì, quest'anno va benissimo. Un prodotto quindi che dà soddisfazione? Sì, dà ancora soddisfazione alle aziende agricole, per fortuna, specialmente gli IGP. Gli altri temi della puntata, parleremo di bacchi da seta, c'è stato a Mogliano Veneto un importante convegno. Poi di radicchi rossi di Verona, tardivi soprattutto, si sta preparando la strada del radicchio per tentare di rilanciare questo ortaggio che è molto buono ma stenta a farsi strada sul mercato sia nazionale che estero. E poi vi presenteremo un piatto a base di sbrise, il Pleurotus ostreatus, un fungo tipicamente veneto. Appuntamento a domani domenica con Agricoltura Veneta. Questa sera alle 21.05 non perdete la puntata di Focus, in diretta ci sarà Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, il pieno sostegno a Luca Zaia, lo scontro con Tosi, le elezioni regionali, la guerra a Renzi, tra i molti punti che si toccheranno nella faccia a faccia con il direttore Luigi Bacialli. Ma non solo, a seguire ci sarà anche un'intervista realizzata con l'ex sindaco di Venezia, professore Massimo Cacciari, sulla politica in Veneto, sulle prossime elezioni regionali e naturalmente le amministrative a Venezia. Dunque non perdete questa serata speciale su Rete Veneta a partire dalle 21.05 con l'intervista a Salvini su Focus. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.